Eccoci qua e allora è il momento di andare a parlare del progetto Transport che avvicina l'Italia e l'Europa con lo sport, un progetto che ci viene presentato dalla WISP. E allora io do il buongiorno al presidente della WISP, Tiziano Pesce. Ciao Tiziano! Buongiorno Ugo, buongiorno a tutti i radioascoltatori, è sempre un grande piacere iniziare il sabato con voi. No, il piacere è nostro e abbiamo anche la portavoce del terzo settore, Vanessa Pellucchi. Ciao Vanessa! Buongiorno a tutti. E grazie anche a te di averci raggiunto in diretta nazionale. Sono le 8 minuti. Presidente, voglio iniziare da te perché questo percorso di transizione sportiva che è davvero ambizioso e coinvolge tanti soggetti. Ce lo vuoi spiegare in poche parole? Assolutamente Ugo, intanto ovviamente saluto anch'io Vanessa Pellucchi, la nostra portavoce, la portavoce del forum nazionale del terzo settore, sempre molto attenta al valore dello sport sociale. Ma hai già detto bene tu, Ugo, si tratta di un progetto sicuramente ambizioso che mette al centro dell'attenzione lo sport di base, lo sport sociale, lo sport direi come diritto di cittadinanza. Lo fa nel nostro paese ovviamente con un'attenzione particolare a quel nuovo straordinario comma dell'articolo 33 di cui abbiamo parlato tante volte, che poco più di un anno fa ha visto appunto entrare nell'articolo 33 della Costituzione il riconoscimento del valore educativo, sociale, di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Ma lo fa con un'attenzione altrettanto particolare a quello sport di matrice europea a cui guardiamo da tanti anni. Progetto Transport, supportare i processi di coesione sociale, rigenerazione e sviluppo sostenibile attraverso la transizione sportiva. È un progetto sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito dell'articolo 72 di quel decreto legislativo 117-2017 che ormai da alcuni anni abbiamo imparato a conoscere come codice del terzo settore, quindi un'opportunità importante per gli enti di terzo settore, per le associazioni di promozione sociale qual è la WISP. Siamo partiti da sostanzialmente i fabbisogni, bisogni rilevati sul territorio, carenze nell'accessibilità allo sport e all'attività fisica, rischio di deprivazione sportiva legato alle crisi in atto, un intervento ambizioso perché è partito in ben 18 regioni italiane con il coordinamento di ben 40 fra comitati WISP regionali e territoriali. Bene. Portavoce Forum Terzo Settore, Vanessa Pellucchi, lo sport ancora una volta ci sorprende perché uno dice ma lo sport è un gioco e invece poi ha questo grandissimo valore che va al di là, come diciamo sempre, del gesto atletico e anche del piacere. Io sono più bravo di te, no? Tu devi imparare quella tecnica, io so far questo. Cioè diventa qualcosa che assicura una coesione. Oggi è un po' il tema che ritroviamo anche nelle prime pagine dei giornali: coesione, il dialogo, stare ognuno al proprio posto e dialogare. Ma lo sport innanzitutto per il terzo settore rappresenta anche quantitativamente una realtà italiana molto importante che infrastruttura tutto il nostro paese, e su questo i legami di coesione iniziano, guardate, in un momento in cui c'è così disorientamento, spaesamento, in cui bisogna proprio riannodare le relazioni. Lo sport è un po' metafora, no, della vita per tanti versi. Certo. Quindi sia per i ragazzi che per gli adulti diventa quel momento senza orpelli, con grande immediatezza, dove ti scopri che collaborando si vince, dove scopri che si sta insieme divertendosi, e questa è una base veramente molto importante per riuscire a ricreare quei legami di senso che sono oggi necessari. Tanto è vero che anche per il contrasto alla povertà educativa lo sport viene considerato uno dei diritti, i nodi che le giovani generazioni devono avere. Per questo come terzo settore lo abbiamo sempre messo al centro delle nostre attività,
proprio per la matrice profondamente sociale che lo sport ha. No, più delle parole, a volte basterebbe ritrovarsi in un campetto. Il calcio sappiamo insomma quanto sia importante nel nostro paese, ma la specialità poco importa, ma darsi una calmata, giocare insieme e da lì evidentemente riannodare proprio quelle relazioni che ci siamo un po' persi. Torno dal presidente della WISP nazionale, Tiziano Pesce. Sì, Ugo, assolutamente così, ovviamente tutto questo con obiettivi ben precisi, quelli di pianificare, sperimentare attraverso un po' quella che noi dell'UISP abbiamo definito come transizione sportiva, avvicinare alle altre grandi transizioni della nostra epoca per valorizzare proprio il ruolo dello sport, di base dello sport sociale come benessere delle nostre comunità, quindi in riferimento poi anche alla prevenzione e alla promozione della salute, all'inclusione sociale, al rispetto per l'ambiente, non dimentichiamolo, e anche con elementi importanti proprio di sostegno anche del lavoro, di sostegno dell'economia. E un progetto sicuramente innovativo che si prefigge di andare a coinvolgere le comunità territoriali, le associazioni, le società sportive dilettantistiche, gli enti del terzo settore con proprio un piano di attività direi coerenti proprio con il principio della transizione sportiva. Andremo a lavorare anche con altri partner nazionali importanti che ci seguiranno anche in questi tavoli di Living Lab, quindi di approfondimento, di confronto. Avremo al nostro fianco l'AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Ecopneus, il consorzio non profit che si occupa del riciclo dei pneumatici fuori uso, la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, ancora Infinity Lab e poi la Fondazione Unipolis. Accanto ai Living Lab, delle altre azioni pilota che andranno ad intervenire sulle amministrazioni comunali, li abbiamo definiti PIUST, Piano Urbano di Transizione Sportiva, che affiancheranno i PUMS, i piani invece urbani per la mobilità sostenibile, caratterizzati proprio dallo sport. Quindi andremo a lavorare su piani di mobilità casa sport, lavoro sport, scuola sport, avremo degli spazi di transizione sportiva e poi anche delle altre azioni proprio pilota che elenco velocemente, riferiti a bambini, agli anziani, quindi un'attenzione verso tutte le età della vita attraverso voucher d'argento, progetti a scuola di Exit Games, coach di transizione sportiva, veramente. Ragazzi, è una cosa infinita. Chiudo, grande Tiziano, perché viene fuori la tua passione, perché sono tante cose, vorrei comunicarvele tutte perché sono tutte belle. Ma Vanessa, insomma, il terzo settore si conferma capace anche di andare a sentire proprio, no, quello che arriva, tra virgolette, dalla base del paese. Ma sì, in realtà Tiziano ha presentato quello che noi chiamiamo insomma un po' una visione sistemica delle cose e quindi tutto interagisce in una concatenazione, tant'è vero che noi una delle critiche che facciamo è che oggi in questo paese manca una visione verso la quale andare anche per superare le crisi, e come terzo settore noi portiamo anche una visione che è quella solidale, è quella di cooperare per riuscire a superare le tante sfide e anche gli imprevisti che questo secolo ci riserverà sempre di più, e quindi bisogna attrezzare le persone a essere capaci di stare insieme per affrontare queste sfide, a non avere paura e a trovare delle energie per innovare anche alcuni processi, alcuni meccanismi. In particolar modo dentro insomma ci sono tante, in questo progetto ci sono tante azioni che danno risposta proprio a questo. Grazie a Vanessa Pallucchi, portavoce Forum Terzo Settore, un abbraccio, a presto. A presto anche da parte mia. Tiziano Pesce, presidente nazionale WISP, anche con te a presto, magari prima di Natale, ci facciamo gli auguri e ci raccontate anche le ultime, perché tu quando tocchi queste associazioni, queste organizzazioni dello sport di base, eccetera,
vai sui loro siti, ti viene il mal di testa per le cose che fate, però bello, bello, bellissimo. Grazie Ugo, come sempre, preziosissimo per il nostro voi. Mondo, la comunicazione è fondamentale, è un'alleanza per noi veramente strategica e complicata. Una volta per la tua trasmissione, per grazie. L'attenzione grazie a voi sempre nei confronti del nostro mondo.